the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. Amici cari di Top Video Web TV, eccoci per un altro appuntamento di parola al direttore. Il titolo penso che stia a significare quale sarà il tema che tratteremo oggi. Da Monti a Letta, niente di nuovo. Abbiamo anche vicino a me questa figura con Letta di stato a lutto. Perché personalmente, per chi ama la politica e ama soprattutto parlarne, per me la nascita del Presidente della Repubblica Napolitano e di questo suo macchingegno che il governo Letta non va giù. Quindi per me è un periodo nero, un periodo di lutto, che ci fa un po' fare un passo indietro al 1947, quando ho fatto il governo di sicurezza nazionale, ma quelli erano altri tempi e ne parleremo dopo. Prima di iniziare il nostro incontro, vediamo come Letta con Rai 2, c'è anche un fuori onda abbastanza così anche simpatico di una collega, la dottoressa Vergara, ma vediamo come Letta presenta il governo all'Italia, oppure prima di chiedere la fiducia che poi è stata data a larga maggioranza a Parlamento e Senato agli italiani. Vediamo questo video insieme. Perché abbiamo un nuovo governo, domani il giuramento, subito alla linea al Quirinale, Daniela Vergara. Daniela. Del telegiornale non so nulla. Daniela, ci sei? Andiamo in diretta. Daniela, sei in diretta, sei pronta? Dai, vai, sì. Andiamo in diretta, andiamo in diretta che c'è Letta, vediamo Enrico Letta. Buonasera. Voglio premettere alla lettura della lista ancora una profonda gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica per questa fiducia, e voglio aggiungere anche parole di soddisfazione, sobria soddisfazione come è dovuto a questo momento, per la squadra che siamo riusciti a comporre, per le disponibilità che abbiamo riscontrato, per le competenze che si sono messe al servizio del Paese, soddisfazione per il record di presenza femminile che questo governo riuscirà oggi a manifestare e per il ringiovanimento complessivo della compagine di governo. Leggo adesso la lista dei ministri, a partire dalla comunicazione del fatto che il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e segretario generale del Consiglio stesso sarà Filippo Patroni Griffi. Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Interni, Angelino Alfano. I ministri senza portafoglio. Ministro degli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi. Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Graziano Del Rio.
ministro della coesione territoriale Carlo Trigilia, ministro per i rapporti con il Parlamento e per il coordinamento dell'attività di governo Dario Franceschini, ministro delle riforme costituzionali Gaetano Quagliariello, ministro per l'integrazione Cécile Kyenge, ministro delle pari opportunità, dello sport e delle politiche giovanili Josefa Idem, ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione Giampiero D'Alia. Adesso i ministri con portafoglio: ministro degli affari esteri Emma Bonino, ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, ministro della difesa Mario Mauro, ministro dell'economia e delle finanze Fabrizio Saccomanni, ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Nunzia Di Girolamo, ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare Andrea Orlando, ministro del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Maria Chiara Carrozza, ministro dei beni e delle attività culturali e ministro del turismo Massimo Brai, ministro della salute Beatrice Lorenzin. Credo, ripeto, che questa lista dei ministri sia una lista dei ministri che, oltre a comporre un governo fatto di una squadra che io spero coesa e fortemente determinata ad affrontare le difficoltà che abbiamo di fronte, è un ministro, è un governo, è una squadra di Consiglio dei Ministri che ha al suo interno soprattutto, ripeto, alcune caratteristiche, le competenze, il ringiovanimento e allo stesso tempo questo record di presenza femminile che ritengo essere, almeno per quello che mi riguarda, una delle maggiori soddisfazioni che abbiamo raggiunto. Presidente. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie. Questa sera abbiamo avuto delle cose sostanziali da dirvi, su cui avrete modo di esprimere poi le vostre valutazioni attraverso gli organi di informazione che qui rappresentate. Io vorrei dire solo semplicissime parole a commento della esposizione e della presentazione del governo fatte dall'onorevole, dal presidente Enrico Letta. Innanzitutto non c'è bisogno di alcuna formula speciale per definire questo governo, la natura di questo governo. È un governo politico formato nella cornice istituzionale e secondo la prassi della nostra democrazia parlamentare. È un governo nato dall'intesa politica tra le forze parlamentari che insieme potevano garantire e garantiranno al governo la fiducia nelle due Camere come prescrive la nostra Costituzione. Era ed è l'unico governo possibile, un governo la cui Costituzione non poteva tardare oltre nell'interesse del nostro Paese e nell'interesse dell'Europa. E infine è il frutto di uno sforzo paziente e tenace del Presidente incaricato e dei leader delle forze politiche che hanno scelto la strada della collaborazione, nonostante tutte le difficoltà incontrate e prevedibili e nonostante il supplemento di volontà di seria collaborazione che era indispensabile da tutte le parti. E dunque le caratteristiche di novità, di freschezza, di competenza che questo governo offre, vi sono state
già rappresentate dall'onorevole Letta, e io voglio ringraziarlo vivamente perché è stato il Presidente incaricato, l'artefice della nascita di questo governo. Io ho assecondato il suo tentativo, il suo impegno, dopo averne dato le motivazioni nel mio discorso alla Camera dei Deputati, anzi dinanzi alle Camere riunite lunedì scorso. Concludo con un auspicio che è anche sul serio una certezza e non soltanto un atto di fiducia. L'auspicio che questo governo si metta a lavorare rapidamente in spirito di fervida coesione. Credo che tutte le persone chiamate a far parte di questo governo danno a noi tutti questa garanzia di voler lavorare insieme senza conflittualità pregiudiziali e con il massimo impegno a trovare le soluzioni giuste ai problemi rispondenti all'interesse generale, con il contributo che a ciascuno spetterà dare dal proprio punto di vista, ma ripeto, in uno spirito di assoluta, indispensabile coesione e reciproco rispetto. Grazie, buon lavoro a voi tutti e buon lavoro soprattutto al Presidente del Consiglio, onorevole Enrico Letta. Bene, questo era Letta, Enrico Letta, che ha presentato i suoi 21 ministri. Prima dovevano essere 18, poi perché bisognava sistemare alcune poltrone, sono diventati 21. Molti, molti nuovi, molti giovani, ma purtroppo un terribile ritorno al passato. Napolitano ha vinto ancora. È la sua vittoria questa, quella di consegnarci ancora alle banche. L'ultimo grande governo, ma quello era stata una contingenza di tipo nazionale, è stata una questione nata anche dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si ebbe nel 1947. Quindi parliamo di più di 60 anni fa, quando l'allora DC, nata da qualche anno, con Alcide De Gasperi e Don Giuseppe Dossetti, fecero questo governo di sicurezza nazionale insieme al Partito Comunista di Palmiro Togliatti, per poi giungere al voto del 18 aprile del 1948, quando la DC ebbe la maggioranza assoluta dei voti e Alcide De Gasperi diventò il primo Presidente del Consiglio dei Ministri. Teniamo anche conto che fece talmente bene, è stato considerato il più grande statista della nostra storia, che è stata avviata da Paolo VI prima e da Giovanni Paolo II dopo, quindi diciamo il cursus di beatificazione per Alcide De Gasperi. Ne stanno discutendo perché quello che lui ha fatto è stato un miracolo, quello di salvare l'Italia dalla fame e dalla distruzione attraverso l'accordo con l'America e quindi con il piano Marshall, e poi arrivò quindi diciamo il boom economico e così via. Erano 60 e più anni, non avevamo un governo delle larghe intese in cui gli steccati politici caddero o sono caduti, in cui non sappiamo più qual è la destra o qual è la sinistra, o meglio, fanno finta di non saperlo più, ma alla prima occasione si beccano, si toccano, vanno a chiamarsi o comunisti o fascisti, e quindi esce fuori la vera natura di oggi e al governo. L'altra grande coalizione che si tentò di fare tra DC e PC, ma che costò la vita, purtroppo, è un molto compromesso storico, l'elezione del 76, in cui diciamo il Partito Comunista stava quasi per superare la Democrazia Cristiana di Aldo Moro, di Cossiga, di Fanfani, di Colombo, che ancora vedo in Parlamento come senatore a 95 anni e passa, si dice di fare questo compromesso storico, un compromesso storico che scatenò in un certo qual senso o giustificò, ma non va mai giustificata la violenza, l'atteggiamento di gruppi armati quali le Brigate Rosse, che portarono alla morte e alla sconfitta politica del Partito Comunista di allora e alla morte di Aldo Moro quel 9 maggio del 1978. Quindi tra poco ricorderemo Aldo Moro. Perché ritengo che il governo
Letta è una gravissima sconfitta per l'Italia, non grave, gravissima sconfitta. Intanto per il nome di alcuni ministri. Ha permesso all'economia Saccomanni, e come che è stato uno dei responsabili, che è un responsabile della Banca d'Italia, e come aver messo all'economia Monti. È come se avessimo riconsiderato il paese a chi l'ha messo in queste condizioni, a chi l'ha portato alla disperazione, a chi ha creato gli esodati, i disperati, i disoccupati, gli inoccupati di cui nessuno ne parla. Il problema dell'Italia, oltre ai disoccupati, sono gli inoccupati, vuol dire quelli che non sono neanche iscritti all'ufficio di collocamento. Perché è troppo facile dire in Italia la disoccupazione media è dell'11,6%, 11,6%, basta guardare gli uffici di collocamento e si fanno. Basta vedere quelli che non sono neanche iscritti, che sono il doppio, il triplo. Quindi i poveri in Italia sono molti di più di quanto dicono i nostri cari politici. Non sono 4 milioni di famiglie, quindi 10 milioni di persone, ma sono molti di più. Vedere le politiche agricole, l'avvocato Nunzia di Girolamo, moglie dell'onorevole Francesco Boccia, amico intimo di Enrico Letta, a cui il marito è nel PD, la moglie è nel PDL, certo ci fa molto pensare, perché in casa di cosa parleranno queste persone? Certo porteranno a casa 40.000 euro, e c'è gente che non guadagna nemmeno un euro al mese, e gente che sappiamo cosa fa, cosa decide di fare, perché è disperato, perché viene schiacciata la propria dignità di uomo. Quindi abbiamo detto Saccomanni, la di Girolamo, ecco perché dico che è una continuazione del governo Monti. E perché condanno Letta come Presidente del Consiglio. Passiamo alla Lorenzin. Per carità, non è che per fare il ministro bisogna avere un titolo di studio, visto che molti fanno i ministri o fanno anche i direttori generali nelle ASL, manco essendo medici. Però chiaramente, essendo sotto gli occhi di Berlusconi una delle sue papabili, se possiamo chiamarle così, la Lorenzin è stata insignita e proclamata come ministro alla sanità. Ma potrei parlare di altri ministri che a me non sono andati a genio. Ma quello che più mi sorprende è come il PDL si sia giocato qualche prima carta come Alfano agli interni. Il PD invece, in questa sua voglia di rinnovarsi, questa sua proprio contingenza di apparire diverso di quello che ha messo soltanto molti nuovi. Ad eccezione di Franceschini, che hanno dato un ministero per i rapporti fra Parlamento, eccetera, non vale praticamente nulla, senza portafoglio, eccetera, ha messo tutte le seconde linee. I veri capi, i veri comunisti, quelli che chiamavano comunisti, quelli di sinistra estrema, sono rimasti fuori. Anche quel Zanda, che è presidente del Senato, il quale più volte dal Senato, il capogruppo del Senato, scusate, del Partito Democratico, più volte ha chiesto, appena si fosse insediato il nuovo governo, che Berlusconi fosse arrestato perché era ineleggibile, era impresentabile. Stanno insieme perché l'ha deciso Re Giorgio. Re Giorgio oggi è il deus ex machina della situazione, come nelle commedie di Plauto, dove c'era quello Pietro, il suggeritore, che muoveva gli attori sul palco, quindi i manichini. Quindi il governo di oggi è fatto da una cozzaglia di manichini. Ho sentito il governo di Letta in TV, ma io mi chiedo, caro Enrico Letta, ma dov'eri quando il caro Mario Monti ci vessava con l'IMU, che tu hai detto che da giugno non si pagherà più, quando il caro Mario Monti ci ha messo la TARES, pare che la vogliate bloccare, quando il caro Monti ha voluto aumentare l'IVA prima al 21, poi al 22, adesso la vuole di nuovo toccare, quando il caro Mario Monti ha detto che era un po' impossibile creare le situazioni per assumere i giovani. Poi perché i giovani, soltanto i giovani? Chi ha 40, 45, 50 anni non si possono trovare delle situazioni
alternativa a quella dei giovani per farli entrare nel mondo del lavoro, visto che parecchie aziende hanno chiuso e si trovano ad essere, o anche i precari, quelli della scuola, che non hanno avuto più la possibilità di insegnare. Perché pensare solo ai giovani? Non pensare anche ai giovani e a quei padri di famiglia che stanno a casa e che devono guardarsi allo specchio perché hanno perso il posto di lavoro e si trastullano il cervello per poter portare avanti la propria famiglia. Basta con questo pensare soltanto ai giovani. Insieme ai giovani bisogna pensare anche a chi ha perso il lavoro, a chi può commettere degli atti di follia pura, come quel pazzoide, perché io è un gesto che bisogna condannare con forza, perché non si spara contro nessuno, la violenza è inaudita, però quella gente disperata, è gente che magari può avere il vizio, quello del gioco, e non ha un'entrata fissa per poter andare a spenderla, ma sono tante dinamiche che scattano nel cervello. Per cui non prendiamo come esempio quel pazzo che ha sparato al Palazzo Chigi l'altro giorno, ma prendiamo la gente comune, quella che alla fine decide di togliersi la vita, o che si sente dire nelle piazze, anche nelle interviste pubbliche, ha sbagliato a sparare alle forze dell'ordine, avrebbe dovuto sparare meglio. Quando senti dire delle donne anziane, madri, nonne, che dicono avrebbe dovuto sparare meglio, e questo è la tatica ormai malattia, è la tatica patologia, è la tatica, come devo dire, è l'atavico veleno che ha l'italiano verso la politica. E noi cosa facciamo? Ci propiniamo come se fosse magari la cosa più bella del mondo, un'overdose di governo di larghe intese. Ma di quale intese? Che se, voglio dire, si sono scombinate un po' tutte le situazioni. L'opposizione oggi da cosa è fatta? Da Sel, che prima stava con il PD, dalla Lega, che prima stava con il PDL, da Fratelli d'Italia, che prima stava con Berlusconi, dal Movimento 5 Stelle, che adesso lo stanno facendo passare come chi ha aizzato o chi aizza questi disgraziati ad andare a sparare contro le forze armate. È troppo semplice adesso sparare contro una Croce Rossa. Caro Letta, quello che hai promesso lo sai bene che non puoi mantenere, o perché non l'hai fatto quando al governo c'era Monti, e ci sono prove e riprove delle tue interviste in cui hai sostenuto con forza il governo Monti come se fosse il migliore del mondo. Tu che sei un bravo economista, e di quello possiamo prenderne atto, sai bene che con te, con quella tua presenza lì a Palazzo Chigi come Presidente del Consiglio, ci siamo legati per mani e per piedi all'Europa. Inutile che fai viaggi della speranza, c'è chi li fa per la salute, tu li fai perché devi ancorare ancora l'Italia all'Europa. Poi la vuoi ancorare alla Merkel, che sai bene che a settembre, come dicono i sondaggi in Germania, avrà una sonora sconfitta. Quindi finirà l'epoca della Merkel. Quindi forse arriverà chi vorrà anche la Germania fuori dall'Europa, perché non ha tutto da perdere. E chi non prende pensione, chi non prende stipendi, eccetera, non l'hai affrontato quando sostenevi e votavi le fiducia al governo Monti. Perché hai tanti disoccupati che hai detto bisogna agire, intervenire? Non hai pensato quando la gente si è ammazzata, gli imprenditori sono falliti? Perché ai precari che partono e stanno vicino alle scuole per aspettare l'ora per insegnare non sei intervenuto, pur essendo il leader insieme a Bersani del partito che sosteneva e ha sostenuto con più forza il governo Monti? Lasciamo da parte l'UDC, che è sparita, si è liquefatta, non esiste più, insieme al suo leader, se si può chiamare leader. Il PDL ancora non si è capito per quale motivo abbia sostenuto Monti. Ed è evidente che anche sulla giustizia si sta mettendo mano, perché è utile avere l'appoggio di Berlusconi. È utile l'appoggio di Berlusconi. Ha parlato delle carceri come se tu fossi il messia della situazione. Da quanti anni Pannella sta facendo le denunce alla Corte Suprema di Strasburgo? E siamo fissi con le denunce, perché abbiamo violato i diritti umani dei carcerati. Perché ti sei messo la bonina a fianco? Hai dimenticato Pannella quanto ha sputato contro il governo Monti, e con te e Bersani in particolar modo.
adesso perché gli ha messo l'abbonino agli esteri, Letta è il più bravo ministro del mondo. Io questa ipocrisia non la posso sopportare, è più forte di me. Io credo che la vera politica, che siete stati capaci di distruggere la vera politica, quella con la P grande, quella dei De Gasperi, quella dei Togliatti, quella dei Berlinguer, quella dei Moro, dei Nenni, degli Almirante, quelli dei politici veri, chi ci ha portato ad essere uno dei primi 5 paesi industrializzati al mondo. Adesso è troppo semplice promettere. Avete detto che reperite i fondi attraverso l'evasione fiscale. Già avete fatto una strage nei piccoli operatori, che i grandi non si stoccano perché sono collusi con le banche. Siccome tu sei figlio della banca, insieme al tuo ministro dell'economia Saccomanno, il tuo presidente della Repubblica Napolitano, quelli non si toccano, i grandi finanzieri. Voi dovete uccidere, distruggere ancora di più gli operatori economici, i piccoli operatori commerciali. La lotta all'evasione, noi siamo i più alti evasori al mondo, 128 miliardi di euro. Con quelli volete salvare l'Italia. Letta, io non ti credo. Per me, con il fatto che ti abbiano dato appunto di Stato, l'Italia a lutto. Se poi sarai così bravo da farmi ricredere, sono il primo a dirti bravo. Adesso io sono molto preoccupato per me, per il futuro di chi sta dietro di me, per chi verrà dopo di me e soprattutto per chi ha la mia stessa età e non vede più sorgere l'alba, la mattina, il cielo è sempre grigio. Troppe bugie, troppe cose vuoi fare in pochissimo tempo e sai bene che fra un mese entra già in vigore il pagamento dell'anticipo dell'IMU. Adesso pare che stai trovando delle controriforme all'interno delle commissioni varie per accelerare. Perché non l'avete fatto prima? A quelle famiglie di quella povera gente che si è ammazzata, quei 300 e passa per imprenditori operai, chi dirà potevamo farlo prima? Chi dirà, caro Letta, caro Napolitano, e cari amici ministri, siete tutti più giovani, più belli, più carini, ma non al punto da prenderci in giro. Perciò io dico basta con i giochi. Per me, con questo governo in cui diciamo la politica muore, muoiono i valori, muoiono i partiti, muore il concetto di destra e sinistra che la rivoluzione francese ci ha mandato e che noi abbiamo costruito come impalcatura sociale, è stata distrutta. Ma insomma, soprattutto non posso accettare in nessun modo che tanti giornalisti bravi, tanti direttori di giornale si abbiano accolto come diciamo il guaritore della situazione. Se questo che farai, avrai una colpa doppia, perché avrai sulla coscienza, avendo appoggiato il governo Monti, tutta quella povera gente a cui si sarebbe potuto risparmiare la vita. A tutti voi, cari amici, non mi resta che salutarvi, amici di Top Video Web TV, di darvi appuntamento alla prossima volta. That voice is never shared. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls. Whisper.
whispered the sounds of silence.